Ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 18. Andiamo con le ultime notizie nella lotta al coronavirus, visti i recenti ritardi alla fornitura di vaccini, giunge direttamente da Pfizer. Una notizia positiva, i colleghi di Sky TG24 hanno contattato infatti la società americana che ha confermato che dalla prossima settimana la fornitura del vaccino tornerà a pieno regime. È stato inoltre specificato che con la decisione del governo di somministrare 6 dosi da ogni singola fiala l'azienda ha ridotto il numero di fiale, ma non di dosi, che resta quindi invariato. Si sarebbe trattato insomma di un fraintendimento nel conteggio delle dosi, che è chiaramente diverso da quello delle fiale. Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto a Domenica In onda su Rai 1 per parlare della situazione vaccini. Le riduzioni che sono state comunicate da Pfizer e da AstraZeneca faranno slittare di circa 4 settimane i tempi relativi alla vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per tutta la restante popolazione. Le dosi a nostra disposizione verranno prevalentemente utilizzate per il richiamo, dunque si parla degli operatori sanitari. Questi ritardi stanno colpendo tutta l'Europa e mi auguro vengano colmati quanto prima. Un medico in servizio in un pronto soccorso di un ospedale pubblico della provincia di Brescia è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del NAS. È sospettato di omicidio per aver intenzionalmente somministrato a pazienti affetti dal Covid-19 farmaci ad effetto anestetico e bloccante neuromuscolare, causando loro la morte, quindi di due di queste persone, durante la cosiddetta prima ondata pandemica. I militari hanno dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Brescia. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo, momento in cui la pandemia esplodeva e l'elevato numero di contagi andava a ripercuotersi sulle strutture ospedaliere, intasandole. I carabinieri del NAS di Brescia, a 2 mesi di distanza dagli eventi, raccogliendo ed elaborando indicazioni circa la possibilità che il decesso di alcuni pazienti avvenuto presso il pronto soccorso di un ospedale della provincia fosse stato causato da pratiche mediche assunte consapevolmente da un medico, hanno immediatamente avviato un'indagine d'intesa con la Procura della Repubblica Bresciana, anche mediante il supporto di accertamenti tecnici di medicina legale disposti dall'autorità giudiziaria. Le attività investigative hanno consentito di analizzare le cartelle cliniche di numerosi pazienti deceduti in quel periodo per il Covid-19, riscontrando in alcuni casi un repentino e non facilmente spiegabile aggravamento delle loro condizioni di salute. 3 salme sono state esumate per essere sottoposte ad indagine di natura autoptica e tossicologica. Le indagini hanno rilevato all'interno di tessuto ed organi di una di loro la presenza di un farmaco anestetico e miorilassante, comunemente usato nelle procedure di intubazione e sedazione del malato, che, se utilizzato al di fuori di specifiche procedure e dosaggi, può determinare la morte del paziente. Peraltro, nelle cartelle cliniche dei deceduti oggetto di verifica non compare la somministrazione di quei medicinali indicata invece nelle cartelle di pazienti poi effettivamente intubati, tanto da ipotizzare a carico dell'indagato anche il reato di falso in atto pubblico. A seguito di una settimana per errore in zona rossa è partita una vera e propria querela tra la Regione Lombardia ed il governo italiano. Il governatore della Lombardia Fontana, supportato anche da Letizia Moratti, ha confermato che l'errore è giunto da Roma e sono partite le attività per chiedere il risarcimento, ma dalla cabina di regia Silvio Brusaferro ha risposto per le rime in un'intervista alla Repubblica. Inaccettabili queste polemiche, hanno modificato i dati mandando un'email chiedendo il ricalcolo dell'indice RT della settimana precedente. I sistemi di calcolo sono gli stessi che operano da 36 settimane. Prima delle firme delle ordinanze i dati vengono sempre inviati alle regioni, ma prima del 20 gennaio a noi non è giunta alcuna richiesta di chiarimenti da parte della Lombardia, non ci sarebbe stato nessun problema a rifare i calcoli. La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo per Piero Monreale, il 19enne indagato per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. È stato Monreale ieri mattina a far ritrovare il corpo semicarbonizzato della ragazza in fondo a un dirupo nelle campagne di Caccamo. Pietro Monreale è indagato per omicidio, secondo gli inquirenti, infatti, è lui il principale indiziato della morte della ragazza avvenuta tra la notte di sabato e domenica. Il giovane, assistito dagli avvocati di Cesare e Barillaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il procuratore di Termini, Ambrogio Cartosio, e il sostituto Barbara stanno valutando se fermare il giovane che ieri mattina si è presentato in caserma e ha portato i militari sul luogo del delitto. L'interrogatorio è
è andato avanti tutta la notte davanti al sostituto procuratore della Repubblica di Termini, Barbara, che coordina l'inchiesta. L'indiziato avrebbe continuato a negare di essere il responsabile della morte della fidanzata. Ieri sera l'avvocato di Cesare, che assiste Monreale, ha detto: "Il mio assistito non ha confessato né al PM né ai carabinieri". Prima di Monreale il magistrato aveva voluto ascoltare una decina di giovani che aveva osservato sabato sera insieme alla coppia di fidanzati e aveva partecipato ad una festa in una villa nella zona di Monte San Calogero, nelle campagne di Caccamo, a poca distanza dal luogo in cui è poi stato ritrovato il cadavere della ragazza. I testimoni hanno parlato di un litigio per questione di gelosia tra i due fidanzati, che si sarebbero allontanati intorno alla mezzanotte dalla casa di campagna. Roberta aveva assicurato ai genitori che sarebbe rientrata entro l'una della stessa notte. Quando domenica mattina i genitori si sono accorti che invece la figlia non era in casa e che non rispondeva al cellulare, sono andati dai carabinieri. Poco dopo si è presentato in caserma il fidanzato. Il cardinale Crescenzio Sepe, 78enne originario di Carinaro, è ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale a seguito dell'infezione da coronavirus. Ha voluto rassicurare sulle proprie condizioni di salute con un messaggio riportato alla Repubblica: "Sono molto tranquillo, soprattutto per l'assistenza che sto ricevendo. Ho fatto i complimenti al primario Punzi e alla sua equip medica". Andiamo ad ascoltare gli auguri del sindaco Luigi De Magistris al cardinale. Auguro, a nome mio, non solo a nome personale, ma di tutta la città, al cardinale una pronta guarigione per presto ritrovarlo nella messa che doveva celebrare domani del suo commiato con la città di Napoli. Quindi immagino saranno giorni difficili, ma saranno giorni che ci porteranno nuovamente a incontrarlo nel fare il saluto alla città dopo tanti anni di cardinale di Napoli. Consueto aggiornamento della situazione pandemica in terra di lavoro da parte dell'ASL di Caserta. Con il recente bollettino si certificano 101 nuovi positivi, a cui si aggiungono 9 deceduti e 168 persone guarite. Il bilancio totale dei positivi scende quindi di 76 persone. I tamponi processati sono stati 1.008, per un tasso di positività in risalita fino al 10%. La città che fa registrare attualmente il maggior numero di positivi è Maddaloni con 269, seguita da Caserta con 167 e Marcianise con 159. Andiamo adesso invece al calcio. Un brutto Napoli crolla al Bentegodi di Verona 3-1. Inutile il vantaggio momentaneo dopo 8 secondi appena di Lozano, che sfrutta al meglio un errore di Di Marco. Gli scaligeri di Juric reagiscono e trovano il pari con lo stesso Di Marco. Nella ripresa gli azzurri cedono definitivamente il passo. Prima Barak, poi Zaccagni, obiettivo di mercato azzurro, siglano il 3-1 finale. Una sconfitta molto pesante per gli uomini di Gattuso. Napoli, che adesso resta sesto in classifica, quota 34 punti, anche se con la partita da recuperare a Torino contro la Juventus, squadra con la quale il Napoli mercoledì ha perso la Supercoppa. Gennaro Gattuso ha parlato della sconfitta ai microfoni di Sky: "Oggi abbiamo mantenuto il piano partita solo nella prima frazione di gioco, quando abbiamo giocato in verticale. Dovevamo fare meglio anche nella ripresa e dovevamo provare a chiudere la gara subito. Oggi ho colpe io. Nel secondo tempo abbiamo perso le misure e le distanze. Abbiamo concesso al Verona spazi e gioco fisico, cioè le caratteristiche migliori degli scaligeri. Ci manca continuità nei 90, questo problema va risolto in fretta. Lozano sta facendo bene, nell'uno contro uno è imprendibile, ma conta quello che fa la squadra. Insigne, contento che la gente si avvicina al proprio capitano, ha bisogno dell'affetto di tutti. Dobbiamo uscire da questa situazione". Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto. Appuntamento tra qualche ora, sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.